Ciao, buongiorno. Ieri, quando ho aperto Facebook per pubblicare qualcosa nel gruppo, si è aperto sulla mia bacheca e ho visto una foto, anzi un collage di foto molto molto belle di due ragazzi, una coppia, che ha scelto di lasciare tutto, di lasciare il lavoro e di girare il mondo. Era molto bello vedere le foto di questi ragazzi molto sorridenti in varie parti del mondo e poi c'era tutta la loro storia, dove loro praticamente non avevano tanti soldi, avevano pochissimi soldi da parte e hanno iniziato a girare il Sud America e a lavorare perché presto hanno finito quasi tutto quello che avevano, quindi hanno cominciato a lavorare in giro, hanno cominciato a fare cose. Sono andata a vedere per curiosità alcuni commenti perché subito il primo commento che appariva era un commento negativo. Eh sì, è bello, è comodo così quando tuo padre fa l'avvocato e tua madre fa il notaio. E ho detto, ma perché questa cosa? Perché questa cosa? Sono andata a vedere e c'erano alcuni commenti che erano positivi, bravi ragazzi, avete fatto bene, complimenti, siete coraggiosi. Altre persone che hanno riversato su questi due ragazzi tutto il loro odio, la loro rabbia, la loro frustrazione. Incredibile, eh? Perché ti dico questo? Perché molto spesso le persone, a parte che non hanno neanche letto perché questi due ragazzi si stavano automantenendo, ma anche fossero stati figli di papà, ok? Se loro sono così felici di fare questo tipo di vita, indipendentemente dalle loro possibilità economiche, non è una bella cosa vedere che qualcuno si permette di realizzare il proprio sogno? E magari ha anche voglia di condividerlo con te, magari potrebbe anche ispirarti con il suo sogno. E invece no, le persone, molte persone, hanno sfogato tutta la loro rabbia, la loro frustrazione, la loro incapacità di realizzarsi su questi due ragazzi, scrivendo delle cose piuttosto acide e antipatiche. Io quello che mi chiedo è, ma perché le persone sono così tanto infelici e non fanno niente per cambiare la loro situazione. Vedo molto spesso queste situazioni, anche persone che dicono: ah sì, è comodo, ma io sono disoccupato, ah sì, è comodo, ma io ho questa situazione. Ma rendiamoci conto che siamo noi che creiamo la nostra vita, anche tutti i fatti, le situazioni che non ci piacciono. Siamo noi che le creiamo, ovviamente non consapevolmente, ma teniamo conto che noi siamo energia e tutto il mondo che creiamo attorno a noi è frutto della nostra vibrazione. Tutto quello che accade nella vita non accade contro di noi, non avviene qualcosa per farci del male, ma tutto avviene per noi, per aiutarci a crescere, a diventare le migliori persone che possiamo essere. Tutto avviene per noi. Quindi, se tu ti trovi ad essere frustrato quando vedi che qualcuno ce la fa, qualcuno sta realizzando il suo sogno, qualcuno si trova felice di compiere il suo cammino e magari sta facendo delle belle cose, piuttosto che sfogare la tua rabbia su questa persona, osservati e ascoltati. Che cosa ti muove vedere che qualcuno ce la sta facendo, che qualcuno è felice? E quando trovi queste emozioni dentro di te, al posto che sfogarle su qualcuno che potrebbe sembrare la cosa più semplice in assoluto, perché non ci vai a lavorare? E non ti permetti anche tu di andare a sciogliere tutti quei blocchi, quelle resistenze nell'essere la persona che puoi essere, nel realizzare i sogni, nell'andare magari nella direzione che senti che potrebbe essere completamente contraria a quello che ti è stato insegnato. E in questo modo puoi cogliere le situazioni della vita come questa per farti ispirare e per creare una vita molto più bella. È scomodo? E potrebbe esserlo in certe situazioni perché potresti andare contro quello che ti è stato insegnato, potresti avere delle persone che non approvano, come magari tu in precedenza potresti aver avuto delle reazioni non proprio positive nei confronti delle persone che ce la stavano facendo. Ma cos'è veramente importante? È importante che tutti siano con te? O piuttosto realizzare i tuoi sogni? Bene, con questo ti saluto e mi raccomando, lavoraci sempre con la Divine Connection perché questo ti aiuta a sciogliere tutti questi blocchi che ti impediscono di essere felice al più presto, veramente velocemente.
e ti permettono veramente di tirar fuori quello che tu non pensavi neanche di avere in te. Quindi mi raccomando, se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale YouTube, iscriviti nel gruppo Divine Connection su Facebook, dove facciamo un mucchio di lavoro insieme proprio grazie alla Divine Connection. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao!